Bentrovati cari amici alla Gora, una nuova puntata per parlare di una persona straordinaria. La cronaca ci consegna tutti i giorni eh, avvenimenti dolorosi che ci fanno pensare, che ci fanno soffrire, che ci danno tante preoccupazioni. Però quando noi andiamo a indagare quello che passa nella storia, non necessariamente quella clamorosa, ci accorgiamo che ci sono stati degli uomini e delle donne che sono passati lasciando un grande segno. Questa sera intorno a me vedete eh, una comunità, è la comunità eh, Regina Pacis, che è stata fondata da un medico che di nome faceva Alessandro Nottegar. Non è più con noi Alessandro Nottegar eh, perché è morto improvvisamente nel 1986. E però Alessandro, prima di morire, con la moglie, aveva messo le premesse perché accadesse qualcosa. E questo qualcosa è la comunità che andremo a vedere tra poco. Io do il benvenuto ai miei ospiti. I miei ospiti sono, partendo dalla mia destra, Luisa Scipionato, la moglie di Alessandro Nottegar. E lei non vuole che io dica che è stata cofondatrice di questa comunità, che ne è il motore, che ne è la direzione. Lei dice io sono una timida segretaria del, al servizio della Madonna e del Signore, ma si sa, i grandi che servono sono così, grazie Luisa. Poi vicino a Luisa abbiamo fratello Giuseppe Brunelli del Don Calabria, che con Alessandro Nottegar ha lavorato fianco a fianco per tre anni. Fratel Brunelli conosce non solo Alessandro, ma anche un grande spirito di discernimento. Ha visto il medico, ha visto il cristiano e lo ha guardato con grande attenzione. E poi sentiremo la sua testimonianza. A seguire Suoreva, una brasiliana, perché sì. poi una parte di questa famiglia, forse la parte che lavora di più, perché ci sono tantissimi bambini da accudire. Quanti ne avete bambini che accudite ora in Brasile? Eh, penso 900 bambini perché ogni comunità ha una quantità diversa siamo in tre realtà in Brasile tre avete missioni. tre comunità in Brasile sì. con circa 900 bambini sì, più o che meno. sono quasi tutti che cosa, figli di, di famiglie sì, cioè sono tutti figli di famiglie povere eh, in Brasile la nostra comunità come il nostro fondatore ha fatto e ci ha insegnato eh, abbiamo una preferenza per i più poveri e andiamo nelle case, andiamo nelle famiglie, troviamo questi bambini e dopo loro vengono nella comunità, noi facciamo, eh, loro facciamo una specie, non so come si dice, triage. In, in in italiano non saprei mm. dire, ma questi bambini vengono nella nostra scuola proprio i più poveri, tra i poveri. Sono quelli Quindi che ne chiamano. avete 900, eh, ma avete sussidi dallo Stato, avete contributi dallo Stato? Ecco, eh, per i bambini più grandi abbiamo un aiuto eh, dello Stato, loro ci aiutano, per quelli più piccoli sono mantenuti a, per, attraverso la. La provvidenza. Eh, Adossione a distanze di alcuni italiani. Sì, quindi alla fine è la provvidenza. La provvidenza sicuramente. Grazie, poi torniamo a parlare di questo. Padre Mar Marco Rinaldi, il primo prete della comunità Regina Pacis. Quindi in qualche maniera sei chiamato a diventare come dire, un capostipite, un condottiero. Eh, poi parleremo perché la storia di Padre Marco è una storia assolutamente interessante. Vi faccio notare qui di fronte a me, se le telecamere poi me lo inquadrano, eh, Jonas. Jonas è uno studente eh, brasiliano, frequenta la terza teologia. Ha, mi permetti, Jonas? Ha una faccia assolutamente scaltra, simpatica. E noi siamo davvero felici se tu un giorno potrai essere prete, ma credo che ormai la strada sia quella. Ma senti, Jonas? No, anzi, lo chiedo perché non hai il microfono. Dopo a te chiedo delle altre cose. Padre Marco. Eh, questo colore strano che avete, questo marrone e questo bianco, cosa sta a indicare? Beh, direi che indica proprio la spiritualità specifica della nostra comunità, bianco come il cielo, quindi il guardare in alto, il avere lo sguardo rivolto verso il cielo. Però il marrone ci ricorda la terra, la concretezza, quindi il servizio ai poveri. Quindi direi uno sguardo sempre rivolto al cielo, ma con la concretezza della terra, del servizio ai più poveri e agli ultimi. Senti, se, se Luisa fosse una freccia indicatrice, punterebbe più sul bianco o sul marrone? Ma penso sicuramente su tutti e due, ma forse passando prima dal marrone, perché è una donna molto concreta, molto. Diremo noi terra a terra. Ecco. Io ho fatto questa domanda perché poi Luisa si schernisce sempre, ma io so che il suo grande merito è quello di essere operativo. Se è vero che il carisma e la santità di Alessandro sono conosciuti, sappiamo quello che ha fatto e poi ne parleremo, perché Alessandro è avviato agli onori degli altari, è un servo di Dio, c'è cioè in corso il processo canonico per la beatificazione. Ma sappiamo che senza Luisa e la sua concretezza forse tutto questo sarebbe rimasto un po' teoria. Quindi stanno dicendo Luisa che la tua freccia punta sulla terra perché solo così si può guardare il cielo. Stefano Laspia, Stefano Laspia, lei eh, è responsabile di questa comunità perché poi ci di, anzi, ce lo anticipi, c'è una comunità anche esterna. Sì. Siamo delle, prevalentemente delle famiglie ma anche dei non sposati che fanno parte della comunità pur rimanendo nelle proprie case, ne condividono la spiritualità, il cammino e, e cerchiamo anche noi con la nostra vita quotidiana di portare alla comunità il nostro contributo vivendo nella spiritualità e sull'esempio sull di Sandro. Invece, vicino a lei c'è Beatrice Tozzi. Lei vive in comunità. Sì. Mi racconta la sua storia. Ora. <ride> Brevemente, perché poi Brevemente. ci torniamo. Allora, noi abbiamo conosciuto la comunità attraverso un libro bellissimo che è Piccoli come i Bambini e consiglio a tutti di leggerlo perché è eccezionale. E il nostro cuore, leggendolo, si è proprio infiammato perché ci ha colpito la vita di preghiera, la spiritualità profonda di questa famiglia, ancor più eh, delle, della dimensione missionaria, perché noi eravamo appena convertiti, diciamo, e quindi seguire il Signore come famiglia per noi era proprio una chiamata fortissima, ancora non l'avevamo capito. E quindi questa attrazione... Mi scusi, lei ha detto eravamo un po' dei neoconvertiti, sì, in sì. che senso? È che noi abbiamo fatto una vita, diciamo, da cristiani per modo di dire, e nel nostro matrimonio, no? come coppia di sposi e anche con un bambino che aveva già quattro anni. Poi all'improvviso il Signore si è, ci è venuto incontro, si è manifestato in una maniera potentissima e ha ribaltato la nostra vita. Voi siete originari di dove? Firenze. Eh, aggiungerei io, non so se è una violazione della privacy, che la famiglia Tozzi stava anche bene, non sì. aveva, problemi, non aveva <ride> bisogno eh, di cercare soluzioni no, familiari, quindi Anzi. è stato proprio un confluire verso un carisma che avete sentito come vero. Sì. Salto il Vescovo Giuseppe perché tra poco gli darò la parola per presentare Roberta Carpenet, rigorosamente perché prima mi ha sgridato perché l'ho chiamata col nome del marito, giustamente Papa Francesco dice le donne siano valorizzate, stimate, apprezzate nella loro identità e quindi anche il cognome. Roberta eh, Carpenet è avvocato procuratore e eh, Roberta Carpenet ha conosciuto eh, eh, Alessandro Nottegar. Un ricordo una battuta per... Ecco, ho conosciuto io e mio marito abbiamo conosciuto Sandro nel lontano, ormai 1984, eravamo sposati da alcuni mesi e diciamo che abbiamo avuto la grazia di poter partecipare tutte le settimane, il martedì sera, al gruppo di preghiera che si teneva proprio nella casa di Lisa e Sandro. Com'è che l'avete conosciuto? E era stato da noi un certo don Lorenzo Fontana che frequentava il sacerdote che frequentava la la, il gruppo, perché ancora non c'era la comunità, e lui ci aveva parlato del Signore e ci aveva detto, volete venire, siete giovani, venite al gruppo di preghiera che si tiene presso una coppia che è appena tornata dal Brasile, hanno tre bambine. Allora noi abbiamo detto, beh dai, è bello, proviamo a vedere e ci siamo capitati la, la, la sera, un martedì sera. E la cosa che veramente più ci ha colpito è che era Sandro ad aspettarci proprio sulla porta di casa. E lui ci ha salutato con il ormai famoso coraggio fratello, coraggio sorella. Ecco. E quel coraggio io quel proprio me lo porto dentro perché ho capito poi che quel coraggio era carico proprio di tutta quella fiducia piena che Sandro aveva nel Signore perché lui era veramente, aveva, eh, eh, era innamorato del Signore. Lui diceva abbiamo Dio, abbiamo tutto e siamo nelle mani di Dio, non dobbiamo temere nulla. Io queste frasi qua me le porto dentro ancora adesso. Ecco. Insomma, quelle frasi di, da, di, da cristiano le ha insegnato la vita. Umanamente che impressione ha avuto di lui? Un uomo molto semplice, eh, umile. Però l'umiltà ha tanti aspetti e Sandro ne aveva uno in particolare di questa umiltà ed è il fatto che non l'ho mai sentito giudicare, mai sentito parlare male delle persone, perché lui eh, rimaneva spesso in silenzio. Anzi, io l'ho anche definito l'uomo del silenzio e delle poche parole, perché lui era veramente dalle poche parole, però erano quelle poche parole. Che penetravano dentro il cuore delle persone. È una caratteristica dei santi quella di non parlare male mai degli altri. Mi ha colpito, Vescovo Giuseppe, la stessa cosa ricordando Don Bernardo Antonini. Eh, io lo provocavo, poi era un giornalista, lui mi definiva la penna d'oro, mi chiamava, e io lo provocavo qualche volta per vedere espressamente di farlo parlare male di qualcosa o di qualcuno. Avevo un'arte unica di uscirne. Prima di dare la parola al nostro vescovo perché gli voglio chiedere eh, se potessimo definire questa comunità, eh, guardando alla storia del cristianesimo, forse, non lo so, potremmo dire che troviamo una comunità dei primi tempi della Chiesa. Ma prima di darle la parola vorrei presentare il coro Ana Coste Bianche, che io ringrazio, un coro straordinario. Non li abbiamo ancora sentiti, ma sapete perché? Perché siamo in diretta, lo diciamo, siamo una diretta. Il, maestro, il loro maestro di coro, che è bravissimo, che stiamo aspettando, Damiano Ceschi, doveva arrivare col treno molto, qualche ora fa. Se non che questa sera a Verona c'è stato un problema tecnico: i treni vengono fermati tutti prima di arrivare in città, quindi si è accumulato ritardo. Si è, ma sta arrivando in macchina. Appena arriva, sentiremo le loro voci. Non fate ancora i gargarismi, perché li sentiremo, fateli dolcemente, che poi vi sentiamo. Vescovo Giuseppe, la peculiarità di questa comunità. Io non ho avuto la fortuna provvidenziale di incontrare Sandro e dico la verità che quando otto anni fa sono venuto vescovo a Verona stavo dando un'occhiata a questa comunità e mi ero accorto che la Luisa mi stava interrogando e io ero prudente perché il discernimento di un vescovo deve essere sempre prudente. E meno male che ha avuto anche la pazienza di attendere, perché io avevo bisogno di entrare lo spirito, che dentro. Allora, da quanto io ho potuto conoscere, qui si tratta di una vita cenobitica, un'esistenza cioè, vissuta insieme in un modo interessante, con famiglie. Quindi con genitori, con figli, varietà di situazioni, persone non sposate, gente consacrata. È una realtà, vorrei dire, da quanto ci capisco, che almeno desidera vivere secondo il Vangelo. E questo è un bel segnale, finché ce la fanno, finché avranno una certa tensione interiore, guardando l'esempio di Alessandro ma guardando soprattutto a chi sta dietro le spalle di Alessandro, che è Gesù. Ecco, finché c'è questa tensione verso quella realtà, in fondo i santi che sono? Sono le persone che sono la trasparenza di Gesù. E guardando loro noi guardiamo ciò che è dietro. Ma io direi che Verona ha una grande storia di santità di vita, L'hai citato prima anche, giustamente hai appena citato, don Bernardo Antonini, che noi conosciamo bene perché è stato il nostro insegnante, ma se pensiamo anche, è detto che non, non, non si permetteva mai di dire una parola in più. E, e che dire di monsignor Luigi Bosio, altrettanto l'uomo del silenzio, una personalità interessante, se non vado errato, è vero che anche Alessandro... Ha conosciuto Bosio? Siamo andati insieme a chiedergli. Eccovi, gli avete chiesto che cosa? Allora, prima di incominciare la comunità siamo andati da Monsignor Bosio lì in cattedrale e gli abbiamo detto ci sentiamo chiamati a fare una comunità come famiglia perché anche gli sposati sono chiamati alla santità. E lui ci ha detto, aveva quella voce, quel modo, no? Ha detto partite in silenzio nell'umiltà senza chiarsi, senza pretendere l'approvazione della chiesa, perché prima un bambino nasce e poi si va all'anagrafe a denunciarlo. E quindi vi do tutta la mia benedizione, ma partite in silenzio, senza tanti sbandieramenti, in umiltà, in semplicità e vivete il Vangelo fino in fondo. E quindi pensa E essere, ha detto essere. Sandro, gli ha sì. detto Alessandro, tu lo sai che non sai niente, vero? Sì, padre. Luisa, tu lo sai che non vale niente, vero? Sì padre e con un, eh, ha detto con un niente io solleverò il mondo con un dito io solleverò il mondo e insomma ci ha detto partite vi do la mia benedizione e dopo un mese sono andata là a per eh. dirgli che eravate eh, partite e eh, adesso siamo partiti e sono da sola e c'è un po' anche questo grappolo no? tra Don Bernardo e Alessandro Monsignor Bosio, Carraro tutto quanto adesso è a Roma che, che è, sotto, è soggetto evidentemente all'indagine per capire le, le virtù eroiche, eh, siamo fortunati direi che siamo sempre in questo complesso ma per Anche tornare... perché è una chiesa di, è una storia di 50 anni fa e anche meno, più ah, vicino sì. a noi ma quindi è una storia molto recente molto recente, dire. mo direi, io benedico il Signore che ci sia questa comunità nella chiesa che è in Verona e oltre Verona ovviamente. Allora prima di raccontare Alessandro io vorrei che Padre Marco ci aiutasse a capire com'è questa comunità. Perché ci stanno guardando, siamo in mondo visione, il mondo ci sta guardando e ha visto voi, vi ha visto con le vostre divise, ha visto dei bellissimi bambini, alcuni sono poi le nipotine e i nipotini di Alessandro, ci sono le figlie in seconda fila. Bene, ma questa comunità dove vivono preti, suore e vivono dei laici. Allora, padre Marco, un po' ci abbozzi questa comunità. Sì, vorrei partire dall'ispirazione iniziale per capire perché mi sembra importante. All'inizio di questa comunità c'è una parola della scrittura che è contenuta nel libro di Ageo, dove questo profeta dice salite sul monte, non è più il tempo di restare tranquilli nelle vostre case, comodi, sotto le vostre coperte, al caldo. Salite sul monte e ricostruite la mia casa, il Tempio. Questa è la parola che ha incendiato il cuore di Sandra e Luisa ed è quella che è all'origine della nostra comunità. Abbiamo capito poi, stiamo capendo oggi ancora di più in questi giorni, in questi tempi, che la casa che va in rovina è la famiglia. La famiglia si sta disgregando. Il Signore penso abbia suscitato questa comunità per ricostruire la famiglia, perché fosse un segno posto sul monte per ricostruire la famiglia a partire dalla presenza di Cristo al centro. Allora alla luce di questo, eh, questa comunità è cresciuta, è cresciuta con la presenza delle famiglie, proprio per questo motivo, con la presenza di ragazzi e ragazze che vedendo e sentendo la testimonianza di Sandro hanno sentito il desiderio di donare tutto al Signore. Quindi nel tempo sono arrivati i consacrati e consacrate, eh, la Luisa le prime volte diceva ma io sono una mamma, come faccio a formare le suore? Ma il Signore ci ha aiutato poi, vero Luisa? E, e poi sono arrivati i sacerdoti. Anche se, anche se le suore, ci ha detto Papa Francesco, dovrebbero essere delle mamme prima di tutto. Quindi io credo che alla base della nostra vocazione, della nostra formazione ci siano sempre delle madri, le nostre sante mamme di famiglia, chi ci ha educato. Io credo che oggi ci sia casomai un deficit di... di di santità nelle madri però quello che stai dicendo è molto bello tu stai dicendo noi siamo una famiglia di famiglie dove famiglie diverse di sposati di laici che mettono al mondo i bambini vivono insieme alcuni sono esterni e partecipano al nostro spirito tra noi ci sono dei preti ci sono delle suore insieme facciamo un'unica famiglia esattamente poi certamente ognuno ha i suoi tempi perché i tempi di un sacerdote non sono quelli di una famiglia la famiglia deve curare i figli, deve farli crescere, deve vestirli, deve portarli a scuola. Io come sacerdote chiaramente sono chiamato a pregare di più. E quindi ognuno ha i suoi tempi e i suoi spazi, soprattutto. Padre Marco, tutto. senti, siccome sei, sei anche bravo a raccontare, sì. eh, di a chi ci sta ascoltando com'è fiorita la tua vocazione, perché tu non sei nato prete, non sei finito neanche in seminario, Avevi una bella amorosa perché me l'hai detto, l'ho vista e quindi insomma eri un ragazzo avviato a quello che la normalità della vita assegna a tutti i ragazzi ed eri laureato in? in fisica. Sì. In fisica. Poi? Eh, poi è successo che come sempre il Signore ha i suoi progetti no? e quindi mette nel cuore delle persone quella sana inquietudine. A me ha fatto percepire con chiarezza... Eh, un po' la futilità di quello che stavo cercando e progettando, non perché fossero cose vane o sciocche, anzi erano cose molto serie, però nel mio cuore risuonavano come cose che non avevano un futuro. E quindi mi sono messo alla ricerca disperata, direi, proprio di qualcosa che avesse un senso per me e per questo ho deciso un giorno, così di punto in bianco, di fare un viaggio in Brasile. Avevo appena sentito parlare dell'esistenza di questa comunità che non conoscevo e sono partito. Con i soldi della borsa di studio ce li avevo e quindi sono partito. E lì in Brasile la presenza dei poveri. La preghiera che io non avevo mai assaporato fino ad allora e la semplicità dello stare insieme in comunità mi ha io direi mi ha fulminato. Quando sono tornato alla Malpensa, io la racconto sempre, ho percepito la mia esistenza precedente e ho detto io così non voglio più vivere. E da lì poi, poi è scattato tutto, quindi il desiderio di donarmi totalmente al Signore e, e chiaramente il Signore mi stava aprendo questo cammino nella comunità. Tu hai una sorella che poi è religiosa e suora nella comunità. Chi è partito, prima lei o prima tu? Sì, è partita prima lei <ride> e cercava di tirarmi anche, solo che tutte le volte che mi chiamava diceva no, guarda Marta, io ho altre cose da fare più importanti e non ne volevo sapere, dico la verità, ecco, non, non mi interessava. Marco, cosa diresti a un giovane oggi che vive le sue inquietudini? Eh, eh. Direi che, come diceva Sandro, una frase che mi ha sempre colpito molto, Cristo è la piena realizzazione dell'uomo sotto tutti i punti di vista. Questa è una cosa un po' difficile forse da capire per un giovane, ma è essenzialmente vera. Davvero Cristo realizza la persona sotto tutti gli aspetti. E quindi forse a un giovane direi togliti un po' le tue maschere, ecco, perché questo mondo ci riempie di maschere, ci sono passato anch'io un po' tutti, no? E quando Gesù finalmente ti toglie queste maschere, puoi essere te stesso, ecco allora scopri che il Signore ti può realizzare in pienezza, ti può dare quella gioia, quella beatitudine che è già fin da ora, insomma, su... Fratello Giuseppe vita. Brunelli. Ascoltando un giovane che parla così, eh, si sente che è passato il Signore che ha lasciato ordine in una vita si sente davvero. E sono queste le cose più belle che Dio fa senza programmarle tanto, ma colpisce al momento giusto. E arrivare a, a dire cambio vita io credo che non è per un, una buona volontà. Che può esserci e ci deve essere, ma deve essere veramente dal credere che dietro di questo, al centro di tutto questo, c'è Gesù Cristo che vale la pena spendere la vita con Lui. Fra poco andremo a parlare di Alessandro, intanto do il benvenuto al Maestro del Coro. Anna Coste Bianche, Damiano Ceschi che è arrivato, so che ha fatto le corse per essere qua con noi, lo ringrazio perché è poi al termine di una giornata faticosa e gli dico già di prepararsi perché noi siamo stanchi di parlare e di raccontarcela perché abbiamo voglia di sentire un primo canto da parte del coro. Però nel frattempo che si preparano vorrei chiedere all'aspi e Stefano. Eh, anche qua violando un po' la privacy, lei è una dottore in agraria, una carriera brillantissima, eccetera, eccetera. Quindi la possibilità di avere un futuro come dire, molto, molto appagante in termini economici, in termini di visibilità, poi a un certo come viene a conoscenza di questa comunità e perché decide di, di, di mettersi a disposizione. Io e mia moglie abbiamo conosciuto la comunità al capodanno del 1988, in occasione... Due anni dopo la morte di Alessandro. Di Alessandro. Noi eravamo venuti a vivere a Verona nell'86, siamo siciliani, ci siamo trasferiti qua per lavoro. E nell'88, in occasione di un pellegrinaggio a Mezzugori, abbiamo conosciuto la comunità. Per noi è stato all'inizio un incontro piacevole, ma non determinante però pian pianino abbiamo visto dei segni della provvidenza che ci univano sempre di più alla comunità l'abbiamo apprezzata l'abbiamo conosciuta e ci, abbiamo cominciato a farne parte e per noi è stato un dono enorme la nostra famiglia che era appena nata e cresciuta in un certo modo ci siamo nutriti di questa spiritualità dell'esempio di Sandro che poi vorrei anche sottolineare tanti aspetti della sua personalità e abbiamo fatto questa esperienza. Per noi sposi sentire dire che anche gli sposi sono chiamati alla santità è stata una grazia grandissima perché abbiamo sentito che il nostro matrimonio, vissuto normalmente, normalmente, nel senso nella nostra dimensione, nella nostra realtà, ci portava a qualcosa di più di un vivere normale, di un accontentarci di una come diceva anche padre Marco, di una vita ordinaria seppur bella. Ma se donata al Signore aveva una valenza ancora più grande. Avete figli? Abbiamo due figli eh, di 24, quasi 24, quasi 23 anni. Eh, Mi primo... dica schiettamente, questi figli, perché poi questi figli si trovano a ereditare non solo due genitori, ma anche una comunità, eh. Eh, ereditare una comunità non è cosa da poco, poi ne parleremo anche con lei, eh, questi figli come com com accolgono questo? Loro fin da bambini sono cresciuti diciamo in comunità, nel senso che tutte le volte che noi andavamo in comunità per i ritiri, per gli esercizi spirituali, ci facevano un grande servizio di tenerci i bambini, ma non per liberarci da loro, ma perché facevano anche un'azione educativa su di loro. Certo. E vedendo anche la comunità, i figli della comunità interna, l'hanno accolta, poi sono dei giovani, fanno il loro cammino, ma anche loro sono stati profondamente... Cambiati, anzi, cambiati non perché sono cresciuti, perché sono nati quando noi facevamo parte della comunità, sono, hanno avuto questo stampo. L'hanno fatti... metabolizzato, vescovo, per proprio un flash. Però è, è bellissimo vedere questi giovani, sentire Padre Marco, sentire que di questi figli. Non è mica vero che le nuove generazioni sono insensibili al bene, no, tutt'altro, anche perché Padre Marco ha ricevuto l'ordine sacro qualche anno fa, allora, diciamo, ci intendiamo bene. Beh, pensare che. E che questi sono fiori particolarmente come dire, attraenti, affascinanti, anche le giovani generazioni, di, segno di tanti altri che possiamo constatare. Peccato che i media non diano molto rilievo ai buoni, a quelli che hanno l'animo pulito e il volto sereno. Noi questa sera ci proviamo, ma adesso ascoltiamo il coro Ana Coste Bianche che ci eseguirà che cosa? Amici miei, ce lo dedicate in nome dell'amicizia, una grande famiglia. Amici miei, grazie. E grazie, al coro coste bianche, accomodatevi. Io mi avvicino a Jonas, Jonas con quel sorriso lì è già un'omelia. Tieni un attimo il microfono. Senti Jonas, ma eh, conosci il profeta Giona? Poi è sì, sì. eh, mandato dal Signore a predicare la conversione, lui non aveva mica tanta voglia, è finito nel ventre della balena, sai che, che eh, Papa Benedetto XVI, una volta ricevendo noi giornalisti, ha detto voi siete come Giona, no a dir la verità aveva detto che siamo la lama di Amos, ma ci ha detto che siamo anche come Giona, che deve andare davvero ad annunciare la conversione, Dice, tante volte invece voi create un po' di confusione. Senti Giona, però... Questo povero profeta a un certo momento ha detto, eh, insomma, andare in mezzo alla gente, scomodarsi, no, poi eh, sarebbe più facile essere conformisti, fare quello che fanno gli altri. Che cos'è che ti ha spinto a decidere eh, di entrare in questa comunità e di metterti a disposizione del Vangelo? Beh, ciò che mi ha colpito veramente profondamente della comunità è stato proprio la dimensione dell'essere famiglia come comunità, Mettendo Gesù Cristo al centro, una delle cose che mi ha segnato profondamente è vedere quanto amavano Gesù Cristo. Io vengo da Fera di Sant'Anna, che è una delle città dove c'è una delle missioni della comunità. E tu ho come potuto... li hai conosciuti questi amici? Beh, alcuni cioè, hanno aperto la missione vicino a casa mia, la prima casa della missione. E li ho potuti conoscere perché anche con il lavoro in parrocchia loro facevano anche i catechisti. Alcuni sono stati i miei catechisti e andando in, in chiesa si passava in comunità e lì si stava un po' insieme. Da quanti anni sei in Italia, Jonas? È in Italia sono tornato adesso dalla missione da un anno, però sono stato prima sei anni qua. A... Complimenti per il tuo italiano, sembri italiano. Grazie, Jonas, della tua testimonianza. Io ne approfitto che ho il microfono in mano perché qui abbiamo una delle figlie di Alessandro. Abbiamo Chiara che è la primogenita e mi aveva detto, Don Bruno, io non voglio parlare. però Chiara, io ti volevo fare solo una piccola testimonianza perché quando è morto il tuo papà tu eh, hai visto la tua mamma che era davvero in grande angoscia e tu però eh, con l'innocenza di un bambino, perché allora eri una piccola bambina, che cosa hai detto alla tua mamma? Ma quello che le ho detto. <coughs> ha stupito prima di tutto me perché non avevo mai pensato a queste cose, perché la morte del papà è arrivata proprio all'improvviso, lui era sano, aveva l'età che ho io adesso, quindi neanche 43 anni, e penso che è successo qualcosa dal cielo, perché le ho detto, mamma non dobbiamo piangere, dobbiamo essere contenti perché il papà è in cielo, è andato a prepararci il posto, questo è un giorno di festa e non di pianto. Mi ricordo che anche. ero dispiaciuta che le mie sorelle piangessero, perché secondo me era un momento di paradiso, ecco. È una cosa che non è più successa, è stata una grazia, penso, particolare che lui ha, ha interceduto per noi. Ma che famiglia ti ha regalato, il Signore, Chiara! <ride> Sono fortunata perché ho qua anche le mie nipoti i miei nipoti. Eh beh, in qualche maniera sono tutti i tuoi nipoti, sì, guarda sì. che giovinezza che hai intorno sì, qua. Sì. Con anche la mia sorella che non vuole essere intervistata. C'è anche, anche Miria che non vuole essere intervistata, una battuta Miria. Ma Miria è, è la piccola ed è nata in, Bra Sei nata in Brasile, vero Miria? Sì, sì. A Naurilandia, proprio dove il papà ha lavorato nell'ospedale. Hai di Don qualche Calabria. ricordo tu oppure no? no è, sfum è sfumato eh, perché eri così piccola, certo. E del papà che hai, hai un ricordo, te lo ricordi? Mi ricordo qualcosa, cioè di un papà presente in famiglia, ecco, lavorava in ospedale e in casa c'era poco, però quando c'era ci portava a spasso, mi ricordo col ciao, col motorino, ci portava a scuola, era presente, ecco, e molto, Pur parlando molto... poco il papà parlava quel linguaggio sì, della vita. Sì, sì, e del servizio. E mi ricordo che gli rifilavo tutte le cose che non volevo mangiare <ride> e le mie sorelle mi dicevano che, che, non dovevano farlo, che non dovevo farlo e lui non era buono, non mi diceva niente, accettava le mie, i miei capricci. Accettava le bizze di, sì, della, sì, della sì. piccola, grazie eh. Miriam della tua testimonianza. Io adesso mi sposto, consegniamo il microfono, mi sposto vicino a Luisa perché... Per tutti coloro che non conoscono Alessandro, eh, noi dobbiamo, sia pure molto sinteticamente, far conoscere la figura di questo uomo. È stato scritto, fra l'altro, è uscito in questi giorni un libro per la penna molto abile di Saverio Gaeta, Alessandro Nottegar, il mediano della santità. Lo facciamo vedere a favore di telecamera. Ecco qui eh, questo libro e vale la pena davvero leggerlo, conoscerlo perché eh, è un libro importante che ci consegna in qualche maniera lo spirito di questo uomo e anche le motivazioni che lo hanno portato con la moglie Luisa a fondare questa comunità Luisa chi era Alessandro? Alessandro era un uomo di Dio era un uomo che pregava ma anche un uomo di Luisa, non solo di Dio <ride> sì. si era innamoratissimo di me una allora propria... diciamo, cominciamo un po' da lontano, diciamo che Alessandro, come succedeva in quegli anni, 50-60 anni fa, per mandarlo a studiare, soprattutto lui che era nato in alta montagna, venivano messi in qualche istituto religioso perché potessero continuare le scuole, lui era stato messo dai servi di, di Maria. Maria e lì dai servi di Maria lui si distingue per la sua profondità, per la sua preparazione. Tanto è vero che tutti investono su di lui dicendo qua abbiamo un boccone importante, sarà un grande prete. Invece a un certo momento Alessandro sente che la sua vocazione è la famiglia. La famiglia. Lui è entrato in crisi diciamo ancora dai 17-18 anni e poi andava avanti però era in crisi, lui pensava di più alla famiglia che non al sacerdozio. Finché a un certo momento gli muore la mamma, probabilmente sì. lui dice alla mamma, mamma guidami sì. a fare la scelta giusta, sì. e poco dopo la morte della mamma, quando lui aveva praticamente quanti anni, 20... po poco più di 20, sì. decide di, sì. Uscire, sì. di uscire, si iscrive a Medicina sì. e intanto conosce Luisa. E qua, sì. prego Luisa. Ci siamo conosciuti, lui si è innamorato subito. E... La mamma era morta e il papà aveva un tumore. E allora abbiamo deciso di vivere prima di tutto un fidanzamento pulito. Ecco. E poi disposto... lo diciamo per le coppie che ci ascoltassero, sì. ha una sua importanza un fidanzamento pulito. Lui. È importantissimo per la stima reciproca e poi per il matrimonio. Perché se un ragazzo o una ragazza si rispettano fin dal fidanzamento poi difficilmente nel matrimonio vanno in crisi o sospettano dell'altro. Soprattutto mettono insieme una vita e non mettono insieme una parte del corpo soltanto. Eh sì. Eh. E quello che a me mi è piaciuto in lui, lui diceva che in me gli era piaciuta la mia semplicità, la mia spontaneità e io in lui mi sono innamorata per come lui amava Cristo. Lui amava Gesù anche se tu posso dirlo, Luisa, sì. e mi scuso con i nostri ascoltatori, da, con Luisa ci conosciamo da tanto tempo, quindi ci diamo del tu, Scusa. anche se tu non eri così innamorata di Cristo come lui, no, cioè, così avevo un po', siccome avevo, facevo l'accompagnatrice turistica, allora mia mamma diceva che quando uno viaggia è scusato anche se non va a messa me la domenica, e in quel modo lì mi sono molto intiepidita. Poi quando ho conosciuto lui ho detto qui non posso mica continuare a fare questa vita qui di viaggi e mi sono messa a fare la ragioniera nella ditta di un mio cugino Ferron ed il ponte di Ferron. Questa è pubblicità non occulta palese. <ride> <ride> e così insomma io guadagnavo uno stipendio buono perché ero dirigente di amministrazione e lui studiava medicina. La vocazione medicina. era già implicita, dirigente di amministrazione. Eh, <ride> eh sì. Beh, sì. poi vi sposate. A un certo ci momento sposiamo. lui si laurea, vi sposate. No, no, le... ci siamo sposati, che lui faceva il secondo anno di medicina. Ah, vi siete sposati prima che lui si laureasse. Sì. Proprio... sì però dobbiamo fare una sintesi, eh. perché altrimenti eh. se ripercorriamo sì, sì. tutto il matrimonio, poi Telepace dovrà darci molte puntate. Sì. Vi sposate, e dopo lui si laurea, sì. E, eh, Conosciamo voi... il Don Calabria. Conoscete il Don Calabria. Don Adelio Tomasin, il eh, quale. Come l'avete conosciuto, perché. Perché noi volevamo offrire qualche anno della nostra vita per i poveri? Si pensava all'Africa. Però poi è venuto fuori che il Don Calabria c'era Don Adelio Tomasini Superiore Generale, e lui ci ha detto: vi ha mandato la provvidenza e ci mandava in Brasile, in Mato Grosso do Sul, a fare il medico. E siete partiti per il Mato, Mato Grosso. Sì. Con... Avevate già due bambine Sì, Chiara aveva sei anni, Francesca tre anni. E siamo partiti, abbiamo fatto prima due mesi a Porto Alegre nel sud per imparare bene la lingua e poi in Mato Grosso, ad Anaurilandia, con fratello Brunelli. Ecco, eh. fratello Brunelli, che ricordo, che ricordo hai di questa, di questa coppia intanto? Beh, intanto della nuova modalità di essere missionari, perché noi religiosi eravamo anche in questa missione, però che famiglie venissero e venissero... Nel nostro gruppo per fare le stesse cose con gli stessi poveri, con lo stesso spirito, era una novità. Questo sicuramente mi ha fatto subito impressione già da prima che venissero. Poi, di fatto, li conosco quando vengono a Naurilandia, la città dove c'era questo ospedale, e ne ho avuto conferma perché la dimensione. Diciamo, della vicinanza a come si vive una famiglia naturale, non è quella della famiglia della vita religiosa, ma si possono integrare, e anzi credo che sia importante per viverla più profondamente. questo. Con Sandro, quindi, c'è stata subito un'immediata un intesa. Io ho visto subito un amico, Sandro, veramente è un feeling che ci ha subito legato per questi motivi. La loro famiglia è diventata anche la nostra famiglia, è reciproca la cosa in questa attività, in queste sfide, in quell'ospedale dove eh, si è pensato di farlo. Il vescovo di quel tempo, di quella, di, quella, di quella città, di quella zona, un tedesco che da 40 anni che era lì, ci ha sempre definiti matti per fare l'ospedale in quel posto e per sperare che questo potesse servire o funzionare o essere sostenibile. Eh, ma noi abbiamo detto che veniamo da Verona, quindi siamo d'accordo su questo. Loro, uh, loro, la loro presenza è venuta in un contesto dove avevamo quasi tutto: l'ospedale era molto ben attrezzato rispetto ad altri, i più vicini e i più attrezzati erano almeno a 350 km di distanza e le problematiche di quella gente in quel territorio di circa eh, mezzo Veneto come superficie e sicuramente 25.000 abitanti sparsi nelle fazende e via, quindi le malattie, le, i problemi che succedono a tutti succedono anche lì quindi le risorse sanitarie era un fratello dei nostri che lavorava e poi... Eh, diciamo, fratello qualche... Brunelli, eh, Alessandro si interessava di tutte le problematiche o seguiva qualche settore particolare? Beh, lui evidentemente è stato subito preso da quello che si fa in un ospedale, è venuto e si è messo a fare il medico, però la sua, la sua funzione non era solo quella di, diciamo, di esprimersi come professionista, come medico, che fra l'altro era molto apprezzato, ma di, come, di uomo che guardava quella persona che aveva davanti e lì era una persona che non era solo un malato o per una diagnosi o per una cura che avesse bisogno, era una persona che aveva una famiglia, che aveva una situazione, e le malattie e le problematiche diciamo, sanitarie, così eh, acute che ci possono essere, era oggetto del suo lavoro. Non si fermava lì, andava oltre. Senti, se io ti chiedessi tu hai conosciuto l'uomo. Eh, se dovessi far la parte del diavolo eh, in, nella causa canonica di beatificazione dove andresti a trovare il suo limite la sua fragilità, i suoi difetti è difficile trovare difetti perché non apparivano, perché uno che parla poco, molto silenzio, molto lavoro, molta dedicazione alla famiglia e poi anche al contesto socioculturale dove è difficile trovare oggettivamente qualche cosa che non sia condivisibile. La sua umiltà, la sua, la sua diciamo, presenza così molto discreta, io vedevo un po' un limite nel fatto che insomma doveva esprimersi anche con un po' di forza in quel contesto. Per dire non solo fare, ma anche per, per dire le cose. Quindi la sua timidezza, per esempio, l'ho vista un po' negativa, nel senso che poteva essere eh, molto più. Oltretutto, voi eravate nella zona del, Basio, del basso meritricio. Eh no, qui è una bella storia. <ride> nella, nella città, nelle città brasiliane c'è diciamo, ehm, un costume zona del basso meritricio ed è il luogo dove si concentra la prostituzione. È una prostituzione tollerata, la legge lo prevede, non lo prevede, ma. qualche volta gestita anche dai politici locali. Sì, i politici locali direi che erano i promotori, in gran parte, almeno di tanti che ho conosciuto io, erano i promotori di questo. Evidentemente. questo. Alessandro lo vedevi indignato per questa situazione? No. Alessandro vedeva in quelle persone, persone che forse, come dice Gesù ci avrebbero preceduto davanti a noi nel Regno dei Cieli. Riusciva a vedere i poveri? Assolutamente, assolutamente. Non erano distinte. Ricordo che non era solo un, un uno star con loro perché erano pazienti, era capire loro nella situazione in cui vivevano. E quindi ho avuto una straordinaria diciamo, ammirazione per questo. Eh, L'eco delle informazioni che ci arrivano dal Brasile, era, è un eco, abbiamo sentito anche alcune testimonianze, sì di gente che quando veniva curata da Alessandro aveva l'impressione di trovarsi davanti a un santo, un uomo di Dio. Sì, sicuramente eh, manifestava anche quello che era, non tanto come medico ma anche come persona e questo era percepito, ce lo dicono le file, ce lo dicono la ricerca che c'era di giorno e di notte, non faceva i turni, era uno solo il turno, delle 24 ore e via, insomma. Quindi la gente eh, cercava, ma l'idea del medico in Brasile era una idea un po' estemporanea perché... Eh, non erano abituati ad averlo, ma avere un medico di questa competenza e averlo sempre disponibile, veramente eh, 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 hanno capito che è uno che si dà tutto a, agli altri e con una competenza che non erano abituati ad avere. Torniamo da Luisa. Luisa, a un certo momento siete stati tra i debrosi, poi vi siete spinti fino tra i debrosi, se non che a un certo momento, anche per ragioni di salute delle figlie, decidete di rientrare in Italia. E qui cosa succede? che ecco, siamo rientrati alla fine dell'82 e Sandro gli era stato proposto di aiutare un dentista ma che non era proprio onesto. Allora questo gli ha detto facciamo i soldi con la cariola, li portiamo a casa e lui mi ha detto no, sono andato in Brasile a servire i poveri, voglio vivere onestamente e poi ha vinto un concorso a San Bonifacio all'ospedale, e ha fatto lì... Laboratorio analisi. Il medico, però nel frattempo, eh. nel frattempo, non è che gli interessi proprio totalmente il lavoro, lo fa molto bene, molto amato, molto stimato, però dice a Luisa, Luisa cosa facciamo? Cosa ti dice Luisa? In che senso? La proposta di, 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 di vendere tutto, di mettere sì. in piedi... Si sì, sentiva dentro di sé ancora in Brasile la chiamata di, del giovane ricco, di vai, vendi tutto quello che hai, vieni e seguimi. E siccome proprio a Naurilandia noi abbiamo vissuto praticamente in comunità, perché c'era la nostra famiglia e l'ospedale dove c'erano i frati, sì o no? Il prete la messa tutti i giorni e, si passa, e le suore in parrocchia, il, pre, il prete si passava il sabato e la domenica insieme praticamente. E lui ha sentito questa chiamata forte del giovane ricco e diceva: Io non voglio che Gesù vada via deluso da me, vendiamo tutto e formiamo una comunità. A partire dalla nostra famiglia. Una mm. comunità destinata a chi? Destinata a famiglie, a, a gente, che, cioè a noi praticamente. A mettere in piedi una comunità cristiana dove si rispirasse la fraternità. Sì. Ed è così che decidete di? Di vendere tutto quello che aveva. Lui aveva ereditato dei campi da suo padre in zona industriale lì all'Alpo. E quello che avevamo in banca, ma non è Poca che avevamo... Cosa avevamo 90 milioni in tutto e abbiamo visto la villa sulle Torricelle costava 700 milioni. E allora abbiamo messo alla prova il signore, siccome Don Bosio ci aveva detto partite, Don Adelio anche. Allora ci siamo messi in ginocchio, abbiamo nominato San Giuseppe come economo e abbiamo fatto una novena. Per me era quasi uno scherzo, non ci credevo tanto. <ride> Eh sì, è il terzo giorno della ecco il novena. Colore, è il colore marrone, eh, È il terzo giorno della novena, ci telefona un amico, dice venite qui stasera a casa mia e davanti a sua moglie e ai suoi figli dice io questa sera vi, lega, vi regalo 100 milioni di lire. Noi siamo rimasti così molto stupiti e abbiamo continuato la novena, alla fine della novena il prezzo è aumentato, in sei mesi avevamo tutti i soldi in banca e siete partiti. E siamo partiti. Avete inaugurato la, la comunità, comunità il 15 di agosto del 1986. Passa un mese, 19 settembre 1986 e Allora, quattro giorni prima, il 14 settembre era venuto a prendermi al mare, io ero al mare con le bambine e lui lì in spiaggia ha fatto un discorso alle bambine e ha detto, normalmente i genitori lasciano ai figli case, soldi, beni, io non vi lascio niente. Ho dato tutto al Signore per la comunità, ma vi lascio la possibilità di studiare fino alla laurea, se ve lo meritate, e il Vangelo. E se lo vivrete non avrete più bisogno di niente. Lui ha fatto un discorso così, molto semplicemente, e dopo siamo tornati a casa e dopo quattro giorni lui è morto. Tornava dall'ospedale in bicicletta. Tornato in bicicletta, ecco. ha appoggiato la bicicletta alla porta di casa, è caduto. È caduto per terra. E Alessandro è in paradiso. Però lì la comunità sembrava crollare: dopo un mese no, è, è stato il segno grosso del Signore. Che la sera stessa, la coppia, Mario e Rita Granuzzo, hanno fatto la valigia, e sono venuti a vivere con me sulle Torricelle e mi hanno detto: da questa sera noi non ti lasceremo più. E adesso sono in Brasile da 25 anni. E lei era incinta, Rita era incinta di Emanuele, che è nato dopo tre mesi. Vescovo Giuseppe, con che sentimenti ha seguito questi racconti? Eh, evidentemente con, con ammirazione, perché è bello sentire dalla viva voce de, di chi l'ha incontrato, no? chi ha vissuto insieme qualcosa di semplice. Sì. E qui non ci sono fatti prodigiosi, non questi segnali. Della provvidenza e dire che era un uomo normale innamorato di Cristo, della sua famiglia, che ha lasciato tutto per dare la possibilità ad altri di vivere come famiglia, una famiglia di famiglie. Però un come papà che dice alle figlie: Vi darò la scuola, vi darò l'istruzione, se ve lo meritate anche fino alla laurea, ma io vi lascio il Vangelo. E questo è un bel testamento che eh, mi varrebbe un... la pena che, che fosse conosciuto anche da tanti altri padri, perché quando si dice ti do il meglio di me, che è appunto è il, 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 il saper come vivere e avere in mano la fiaccola della, della vita, della lampada della vita. Quante esame. volte i genitori oggi dicono a mio figlio non voglio che manchi niente? Cosa si nasconda dietro quel niente, tante volte in realtà si dice per dire quello che serve lo posso comprare. Anzi eh? si domandano sempre che cosa mi manca invece di che cosa potrei fare a meno. Che poi di che cosa potrei fare a meno è il segno di che se libertà. Che cosa mi manca è proprio schiavitù. Beatrice, eh, come ha ascoltato queste, queste, questi, questi ricordi e come li ha vissuti lei con il marito quando ha deciso di entrare in questa comunità? Beh, noi abbiamo sentito questa chiamata a entrare in comunità fortissima e, e per noi è stata una risposta concreta um, al desiderio che avevamo di seguire il Signore e soprattutto di investire per il futuro dei nostri figli. Perché noi abbiamo fin da subito pensato che quella era l'unica scelta più furba che potevamo fare. Una scelta furba? Sì, <ride> sì noi l'abbiamo sempre pensato, anche ora... Quando cioè, ci riferiamo al nostro passato, a, a aver risposto a questa chiamata, facciamo questa considerazione. È stata la scelta più intelligente che potevamo fare, quella di dirvi sì al Signore attraverso l'opera, perché abbiamo investito in, in questo sì il futuro, per il futuro dei nostri figli. Non come diceva Luisa e come diceva Sandro, lasciando case, appartamenti o, o soldi, ma aiutando i figli a capire ciò che veramente è veramente importante per, per la vita. Ecco. Come lo vivono i vostri figli? Allora, bene, mi sembra, ora sono qui con noi, e, non so, eh, mi sento di dire liberamente che sono felici, ecco, e, e soprattutto io vedo in loro il frutto di una consapevolezza che magari in altri giovani non, non trovo e che sono smarriti. E loro lo vivono con grande naturalezza perché, insomma, anche lo stare insieme i religiosi, i frati, le suore è come essere, come diceva Fra Jonas, veramente una grande famiglia. E le mie bambine sono cresciute andando a fare adorazione in cappella con le suore, come fossero delle sorelle maggiori. Eh, adesso quelle che, che sono adolescenti cercano il dialogo con le suore, non si può chiamare direzione spirituale, però magari quello che è, il, è il confronto di un'amicizia è la un vivono. cortile educativo allargato, esatto. non sono più soltanto i genitori, esatto. ma è un grande cortile che educa come esatto. si faceva un tempo quando esatto. nel cortile tutti artane. erano degli educatori. Eh, facciamo una breve pausa perché ascoltiamo il coro Ana Coste Bianche che ci cantano la valle è una versione in italiano per coro maschile di My Way. Prego. Sua Eva, eh, lei come ha conosciuto questa comunità? Allora, la comunità è iniziata lì in Brasile nel 90, oh. in un quartiere vicino a casa mia. Eh, io ho conosciuto la comunità attraverso un'amica che frequentava il gruppo giovani e che mi ha invitato a andare. Io sono andata a un incontro che la comunità organizz ha organizzato nel carnevale del 94. Invece di andare di... a Rio ha detto andiamo alla comunità <ride> Regina Pace. Sì. Eh, però il carnaval in Brasile non è solo in Rio, è in tutte le città, è dappertutto, in tutti i posti, quindi. Beh, i brasiliani sanno anche divertirsi volendo, eh? Sì, sì. cioè magari si può e, divertire in E che cosa l'ha affascinata di questa comunità fino a decidere di entrare? Allora, eh, più o meno quello che dicevano gli altri, no? Questo essere famiglia, eh, essere, cioè essere di Dio e essere di se stesso è una cosa che mi ha proprio eh, conquistata. No? Perché vedevo la comunità che c'erano Mario, Ritta, sposati, i bambini e le suore. Quella, era troppo bello vedere una comunità così. Ecco, io stavo pensando che una delle cose belle e originali è che noi quando abitualmente siamo portati a pensare uno diventa prete e si trova a vivere sempre tra preti, uno diventa suora e si trova a vivere sempre tra suore. Qui a un certo momento voi fate una vita dove c'è un po' il mazzo di fiori con tutti i fiori. Secondo lei eh, questo aiuta il fatto di non sentire il bisogno di una famiglia propria? Perché voglio dire... Tu prete, vivi da solo e magari senti a un certo momento il bisogno di dire io mi sento da solo, vorrei avere una persona accanto, eccetera. Il fatto di vivere in famiglia, dedicandosi al Signore, in qualche maniera diventa la sostituzione vera di una famiglia. Guarda, io direi proprio di sì, cioè, per me eh, sono entrata in comunità, avevo 21 anni. E Quindi l'altro ieri. <ride> ecco, l'altro ieri. <ride> Io non ho, cioè, vivo proprio mh, questa maternità che dicevi tu, no? vivo attraverso i bambini che accogliamo noi nella scuola, ma un po' anche con i bambini della casa li prendo in braccio, eh, veramente questo bisogno di avere, sento il desiderio di avere dei figli, di essere madre, penso che tutte le donne, tutte le donne hanno questa maternità che è una cosa naturale, in no? ciascuna di noi. Anche gli uomini hanno la paternità. <ride> ecco, quindi... però cioè, essere in una comunità così... Bela. E uma família, veramente, para mim basta, é suficiente. Não, não, não sinto atrebisso. Adesso tenho 42 anos, mas vivo davvero feliz de ser a esposa de Cristo e de servi-lo. Così, nei miei fratelli, nei più poveri. Lavori miei in Brasile o lavori qui in Italia adesso? In Brasile, in Brasile. Ah, sì, quindi sei tu. di passaggio. Sì, torno Sei venuto a portare il maracuyá ecco. a cosa? a Luisa. <ride> sì. Fratello Brunelli, secondo te, secondo te questo carisma un po' della famiglia... Uh, lo accennava anche prima Luisa, diceva, noi vivevamo con il Don Calabria come un'unica famiglia, potrebbe essere una ricchezza, una prospettiva delle vocazioni future, anche in certo senso un apripista, un carisma nuovo che avanza. Ma è quello che mi, è, mi entusiasma di più guardando al futuro, questo movimento che accorcia le distanze fra le persone consacrate, dalle persone non consacrate, ma cristiani e tutti sulla stessa strada per salvarsi l'anima. Quindi un modo di, di integrarsi con la famiglia vera, autentica, io credo che è un reciproco richiamo per essere più autentici, per essere più veri, per essere più anche capaci di assorbire un'affettività vera, non sognata, pensata, insomma. E questa ce la insegnano le famiglie vere, le nostre famiglie, da cui proveniamo sicuramente, ma anche le esperienze che abbiamo avuto fare a queste comunità che dicono miste, per me non c'è niente di misto, c'è realmente un movimento nuovo che lo penso veramente la ricchezza di questo tempo, dello spirito, insomma, che soffierà dove vuole, ma anche la vita religiosa ha un'evoluzione che viene arricchendosi, io penso, con questa vicinanza anche alla famiglia, ai gruppi di famiglia, ai movimenti che, che nascono nella Chiesa. Signora Carpenet, quanto è importante per voi che vivete all'esterno il confronto con questa comunità e quanto a questa comunità fa bene l'apporto di chi vive all'esterno e quindi in qualche maniera li obbliga a, a misurarsi col mondo? Allora io e mio marito facciamo parte della comunità esterna e abbiamo due figli, una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 22, mia figlia di 26 è appena tornata dopo tre settimane in Brasile andata a fare un po' di volontariato in una, nella comunità di Kishada, ecco, è tornata felicissima fra l'altro. E, e anche loro fanno parte della tribù di giovani, per cui io dico che siamo stati veramente fortunati a trovare una, avere una comunità così di riferimento perché i miei figli non mi hanno mai chiesto un sabato sera di andare in discoteca, di andare al di fuori di quella che è la comunità, perché nella comunità c'è un gruppo giovani molto bello e, e loro il sabato sera vanno, eh, pregano, si, stanno insieme, eh, fanno proprio comunità, ma la ricchezza della varietà delle vocazioni è una ricchezza grande per i nostri figli, perché i nostri figli hanno la possibilità di avere tutte le vocazioni e non è una cosa scontata. Soprattutto vedono delle vocazioni realizzate, no? Certo. Perché poi quando si è dalla, da, dalla prospettiva esterna e si sente per sentito dire, oggi proporre a un giovane di entrare in seminario, di farsi certo. prete, a una donna di diventare religiosa, qualche volta ti prendono per mano. Ma anche eh, la famiglia è un segno molto grande. Ieri Papa Francesco parlava della famiglia come un capolavoro di Dio. Io credo che la famiglia di Sandro e Luisa sono un capolavoro di Dio e sono un segno grandissimo per i nostri figli perché hanno la possibilità di vedere che si deve credere nel matrimonio, il matrimonio veramente è un dono, un sacramento, nel momento in cui noi mettiamo Cristo, come ha fatto Luisa e Sandro, proprio al centro. E in, in comunità si impara a lodare, a non lamentarsi, si impara il valore dell'unità, ecco. Sandro e Elisa ci dicevano sempre: non si può mai andare a, a dormire la sera senza aver fatto la pace, no? Quello un po' che diceva Papa Francesco, cioè l'unità a tutti i costi. E queste sono delle basi fondamentali per noi e per i nostri figli, per avere veramente speranza. Ecco, siamo nelle mani di Dio, e quindi, come diceva Sandro, e quindi veramente siamo in buone mani. Ma l'anno scorso sarebbero stati 50 anni di matrimonio con Sandro? No, quanti? Vi siete sposati in che anno? Nel anni? 71. Nel 71. 71. Quando io sono diventato prete. <ride> stesso anno. Qualcosa in comune. La, eh beh, è una vocazione, è una domanda che ti faccio Luisa. Non credo che sia corretto, ma quanto il seminario era rimasto dentro in tuo marito? Tantissimo, tantissimo. Tutta la sua formazione, diciamo, spirituale, teologica, eh, umana, affettiva, l'ha presa lì. Cioè lui, lui era il frutto, non solo della sua famiglia, che suo padre e sua madre erano le famiglie contadine di una volta, tutti i giorni a messa, così. Però tutti gli anni in collegio, diceva lui, sono stati la sua formazione non solo culturale ma soprattutto spirituale. E umana, mi tocca, da, mio... mi tocca dare ragione al mio vescovo quando dice che il Signore è da riscoprire come luogo di formazione alta, cioè un luogo in cui veramente Gesù diventa il centro della propria vita. Poi se Gesù gli fa capire che la sua vocazione è quella del sacerdozio... O se fa capire che la sua vocazione è quella della famiglia, questa è un'altra questione, è la sua provvidenza che destina. È la roba, appunto, la formazione che viene data è alta, per cui noi qui a Verona di sicuro, almeno finché ci sono io, al Seminario Minore ci teniamo e tantissimo, e spero che abbia anche un buon incremento. Ovviamente non per un parcheggio, nessuno deve entrare in Seminario Minore per un parcheggio, ma proprio per una, un desiderio forte di seguire Gesù in tutto e per tutto. Beatrice, lei e il marito non avete fatto i seminari ovviamente, mi par di aver capito anche che non è che avevate proprio così voglia di dedicarvi al Signore, di sacrificarvi, di non spendere i vostri soldi, eccetera, eccetera. Però la sua, la sua esperienza di vita è un'esperienza che è qua a raccontare il fascino missionario della famiglia. Perché in un'impostazione clericale si pensa sempre che debba essere il prete che fa, che opera, che va, che dice, no. E spesso le famiglie finiscono per fare delle deleghe, eh, dicono ci pensi il prete alla formazione e quant'altro. Qua scopriamo che una famiglia è stata missionaria con un impatto assolutamente straordinario. Eh sì. Infatti come ogni incontro di vero amore. Quando tu hai nel cuore un amore grande, desideri avvicinarti sempre di più alla persona che ami, e il tempo che ci sta insieme non è mai sufficiente. Noi abbiamo vissuto questa esperienza e volevamo dare una risposta al Signore, cercavamo di farlo nella nostra realtà della parrocchia, fino a che poi pian pianino si è venuto svelando che il Signore aveva per noi un progetto diverso che era quello di entrare in comunità. E quello eh, che noi viviamo in comunità è una. Crescita di consapevolezza della responsabilità che ha il genitore di educare i propri figli. Per cui per noi l'ultima cosa eh, che si pensa è delegare l'educazione del proprio figlio agli altri. Certamente e, e in questo noi siamo stati anche molto fortunati perché abbiamo trovato, posso fare un po' di pubblicità, una scuola che ci ha aiutato tantissimo, che è la scuola Perucci, di cui il professore Damiano Ceschi che è, è il preside. È il preside ci ha aiutato tantissimo in questo percorso, per noi è stato fondamentale, però come, eh, cioè come noi crediamo fermamente, il ruolo del genitore non deve essere abbandonato nell'educazione del figlio e per questo la comunità è una ricchezza per noi genitori, perché insieme lavoriamo nella stessa direzione, cioè di dare eh, la cosa più preziosa ai figli, che è l'esperienza del Signore e noi abbiamo anche la fortuna di avere l'Eucarestia in casa, per cui sull'esempio dei religiosi e c'è un'opportunità concreta che è quella di andare in cappella, di rivolgersi a Gesù o carestia nelle adorazioni che facciamo come comunità, ma poi anche i discorsi che si fanno a tavola perché si affronta tutte le problematiche che i ragazzi vivono a scuola, che c'è nell'attualità, che si ascoltano alla televisione. E loro hanno la possibilità di vederle queste cose con gli occhi del Signore, con gli occhi della fede perché in casa si parla in questi termini qui e questa è una ricchezza per me fondamentale perché hanno una prospettiva che normalmente fuori non esiste come diceva la Roberta, no? si vive la lode o comunque si cerca di viverla vero? perché non è così facile però si cerca per esempio di non esprimere giudizi cioè crescere un figlio eh, con un, questo tipo di orientamento penso che sia fondamentale nella sua formazione un'armonia ah. dentro di lui Luisa, eh, guidare è una una barca che ormai diventa una barca con, non sono profughi questi, sono tutti marinai navigati, ma è una barca comunque impegnativa. Quali sono le difficoltà a condurre una comunità così, a portare avanti una comunità così? La difficoltà è il tempo, tante volte non abbiamo il tempo di fermarci, di dialogare, di pregare insieme di trovare il punto di incontro. Che pure ehm. lo diciamo per gli ascoltatori, non è che quando non pregate quel giorno il Signore è dimenticato là. No, no, questo no. Però ci sono difficoltà oggettive, insomma, perché soprattutto la famiglia e i figli presentano difficoltà ogni giorno, perché la vita è così, i bambini piccoli hanno i loro problemi, i bambini... E, eh. e da un punto di vista economico, perché poi sì, qualcuno la boricchia, porta dentro, ma insomma sì. ci sono... Tante bocche da sfamare. E il segno grande è questo che non abbiamo mai fatto un centesimo di debito e il Signore ci mantiene in una maniera straordinaria. E non siete mai andati a letto con la pancia vuota? Mai abbiamo il sovrappiù, ma in una maniera che ci convide. Avete il centro che il Vangelo sì, promette. Sì. Dove siete presenti, Luisa? Siamo presenti in tre casi in Brasile con quasi 900 bambini in Ungheria da 20, da 20 anni. E lì è molto più difficile perché c'è tutta la storia dell'Ungheria con il nazismo, con il comunismo e poi a Međugorje in Croazia, in Bosnia e Zegovina, dove serviamo i poveri a domicilio. Lì andiamo fuori nelle campagne a trovare gli anziani, i poveri, gli abbandonati che non hanno né pensione né... Sanitarie neanche da mangiare, tante volte non hanno neanche i soldi per comprarsi un di sacchetto. la ricchezza della Madonna non è arrivata. Eh, Megiucorria è un è un centro, diciamo, ma appena fuori 10-15 km c'è la fame. E lì, e lì avete tanti poveri sì, da seguire. Sì, con no. gli assistenti sociali del posto. Quante quante persone vostre avete di qua della comunità giù? Interni? Di qua, di Verona? Sì, no, no, vostri, della regina Pace. Eh, siamo una settantina di adulti, 80, perché ci sono quelli in prova, diciamo, e una ventina di figli, perché siamo in dieci famiglie. Certo, e, e a Medjugorje quanti sono? A Medjugorje sono in tre, quattro adesso ho mandato giù un frate. Ho capito. Tre suore, due a suore. Avete richieste da parte di, 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 eh di sì. qualche realtà? abbiamo eh. molte richieste, però dobbiamo andare ad agio perché... Se non piantiamo radici profonde, si va, eh, eh, siamo in fase di formazione, noi, di fondazione, non, non siamo un istituto di vita consacrata esperiente. Quindi dobbiamo andare ad agio. Con i piedi di piombo. Sì. La, la Ma un posto dove ti piacerebbe che nascesse la comunità Regina Pace? In Africa. In Africa e dove? Ma noi abbiamo avuto degli amici che sono stati in Chad, famiglia proprio di Castel Dazzano. Cioè dove il Signore vuole per quello, per me, un posto o l'altro, dove ci siano i poveri? Sicuramente in Cialdi i poveri ci sono, eh. è uno degli stati più poveri, io l'ho eh visitato sì. quando ero a Vittorio Veneto, che avevamo appunto una missione, c'è ancora, sì. per i miei. questo è veramente uno stato che dice, chi ha del fiato, del coraggio, eh sì. può andare, eh andare certo. veramente, sì, è deserto. C'è stata la famiglia Vinco, che sono stati i nostri formatori prima che andassimo, in Brasile, che andassimo in Brasile, e loro ci hanno incoraggiato proprio perché erano appena tornati da quattro anni del Chad. Padre Marco, che punto è il processo canonico su Alessandro Nottegar? Beh, il processo è direi che è un buon punto, nel senso che la fase diocesana si è completata da qualche tempo, è già stato portato tutto a Roma e la cosa bella, secondo me, è che a Roma stanno guardando con molto interesse questa figura di laico sposato che parla ai nostri giorni, come diceva il nostro vescovo, ai papà di famiglia, che parla ai medici perché ha fatto scelte coraggiose e quindi il cardinale della congregazione sta guardando con interesse, presto verrà preso Avete segnali di grazie particolari ricevute in nome di, di, di Alessandro? <ride> ci sono davvero tante grazie ricevute che ci arrivano. E una delle ultime, per dirne una, così, una donna che è guarita da, da una sordità improvvisa, e grazie alla preghiera proprio al, al servo di Dio Alessandro. E un'altra che era rimasta paralizzata per metà parte del corpo e che durante le notti sentiva la mano di qualcuno che le faceva come dei massaggi la parte paralizzata, tanto che ha aperto gli occhi pensando che ci fosse presente l'infermiera e non ha visto nessuno. E poi al mattino ha detto, me la sono sognata questa cosa. E invece si è ripetuta il pomeriggio e lei nel giro di qualche giorno è guarita e è tornata a casa con le sue gambe. Nel giro di qualche giorno. Quindi sono grazie... Adesso vedremo, insomma, c'è da fare tutti gli studi, giustamente, del caso, però sono cose... Molto bello, eccoci. Una ci battuta parlano. finale perché siamo purtroppo arrivati alla fine di questa puntata. Intanto il coro, e io ringrazio il maestro Damiano Ceschi perché ha avuto un riconoscimento non solo di essere un bravo direttore, di essere un bravo preside e un bravo cristiano che ci tiene quindi alla formazione umana delle persone affidate a lui. Finché si preparano per l'ultimo canto finale, Luisa, come si fa a convivere e dire sono la moglie di un santo? Ormai non appartiene più a me, io vorrei che tutte le famiglie vivessero così, hai capito? Cioè per me io non sono degna di tutto questo. Lui diceva a me io non sono degno di te, io gli dicevo le stesse cose, vorrei che tutte le coppie vivessero così. Grazie. Fratello Brunelli, una battuta. A conclusione, ho fatto una bella esperienza di amicizia eh, profonda. E soprattutto rimarco una cosa qui, la formazione che lui ha avuto nella sua gioventù, il ricordo di padre Turoldo, credo che abbia letto tutto quello che padre Turoldo ha scritto. Lo ha conosciuto da vivo, ma lo ha poi anche sempre accompagnato. Era erano nello stesso convento. Cioè investire, cioè investire alla moda di Sandro, la vita. Suoreva. Eh, io direi che proprio Sandro è questo esempio per tutti noi, che ci insegna davvero a, a servire, a riconoscere Ges Gesù nei bambini, nelle persone e che soprattutto è quel, quella persona che ha aperto, iniziato questo cammino, il quale io mi sento proprio eh, realizzata come persona. Padre Marco. Ma mi veniva in mente una frase che lui ha detto quando era in Brasile al servizio dei, dei poveri, dei malati: diceva, Qui noi in Sud America non facciamo nulla di eccezionale invece di cose eccezionali ne ha fatte, ecco. E io per me vorrei vivere con questo stesso atteggiamento, con la consapevolezza che è il Signore che fa, anche attraverso di noi, anche attraverso la nostra povertà. Stefano Laspia, una delle frasi di Sandro che ci colpisce tanto, che il Vangelo se deve essere vissuto, deve essere vissuto tutto intero, senza strapparne neanche una pagina. E per noi, specialmente che viviamo nel mondo, che siamo messi a dura prova su questo aspetto qua, è un richiamo fortissimo, grandissimo. Sotto questa figura di Sandro come padre di famiglia, come eh, questa famiglia Nottegar, che per noi è un esempio, ed è un esempio alla nostra portata, nel senso che è un esempio per le famiglie, per come vivere il Vangelo. Grazie. Beatrice. La testimonianza dell'amore di questi sposi al Signore e tra di loro è un segno della presenza del Signore nell'opera. Avvocato Carpenet. A me viene in mente che Sandro diceva spesso: anche se siete giovani, vivete ogni momento intensamente come se fosse l'ultimo, pensando non alla terra ma al paradiso. Questo è bellissimo. Vescovo Giuseppe, a lei chiudere. Credo che dovremmo cogliere sempre di più il fatto sorprendente che Dio riserva i suoi grandi regali, quelli della santità, nei tempi peggiori. Peggiori del nostro, è difficile pensarne. Nel nostro tempo, Dio sta regalando cose meravigliose per dire: l'uomo che vuol perdersi proprio con le sue stesse mani ha la possibilità invece di realizzarsi al massimo delle potenzialità nella santità. E non ci resta che ringraziare infinitamente Dio che ha beneficato anche questa chiesa che è in Verona, di tanta santità anche recente. Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio la comunità Regina Pacis, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito, un grazie grandissimo al coro Ana Coste Bianche che adesso ci canterà Maria Lassù. Maria Lassù e con la protezione di Maria Lassù noi chiudiamo questa puntata e ci diamo appuntamento prossimamente.